Salve a tutti, benvenuti a una nuova puntata di questa serie che ritorna, che ripesco fuori, ritorno, ovvero del Rialzami Atlante, quattro chiacchiere nello spazio. E sono contento di tornare con voi. Oggi si parla di un argomento forse un po' datato. Per i tempi di internet, questo argomento probabilmente è preistoria ormai per i tempi di internet, ma ci tenevo a trattarlo, ecco. Io temevo, all'inizio ero insicuro, non ero sicuro del fatto di trattare questo argomento o meno. E vi assicuro che sto andando completamente a ruota libera. Non mi sono scritto nulla. Ho un'idea di quello che devo dire, ma non ho nient'altro. Non ho un testo, non ho una scrittura, non ho nulla. E sono soltanto quattro chiacchiere in libertà, così, nello spazio, dalla balconata, diciamo, di una stazione spaziale, guardando le navicelle che vanno e che vengono. QDSS, se ne è parlato tanto, si è parlato tanto di loro, soprattutto per quanto riguarda quelle che erano le loro, posso dire, recensioni, opinioni di quelle che sono le opinioni di Kingdom Come Deliverance. E si è parlato tanto di loro, tantissimo. Si è parlato tanto di loro, della critica videoludica. Di cosa vuol dire essere critici? Di chi può considerarsi esperto di videogiochi, chi non può farlo e tutte queste cose qua. Scusate un attimo. Voi ovviamente non lo vedete, ma mi sono acceso una bella sigaretta perché c'avevo sto piacere accendere la sigaretta mentre ne parlo con voi, mentre vi dico so quello che sto per dirvi. Ci siamo cascati tutti. Ci siamo cascati tutti. Quei furboni, quei gran furbi di QDSS, sono riusciti a farci cascare tutti dal pero. Non tutti dal pero, a farci cascare tutti, a farci abboccare. Signori, allora, il discorso è molto semplice. Io non entro tanto nel merito di Kingdom Come Deliverance e non solo perché, comunque è un altro è comunque altro discorso. Insomma, non voglio entrare nel merito. Il discorso che voglio fare io è un altro. In modo geniale, i colpi di genio di QDSS nel gestire la comunicazione sono straordinari e sono straordinariamente furbi. Perché lo dico? Perché lo dico? Perché è molto semplice. Kingdom Come Deliverance, gioco finanziato in Kickstarter. Finanziato bene in Kickstarter come Kickstarter, come col crowdfunding del Kickstarter. Un gioco che è uscito e che all'uscita aveva ricevuto grandissimi elogi e plausi dal pubblico, da gran parte del pubblico, da gran parte della critica. Un po' esagerati a dire il vero, perché i suoi difetti ce li ha. Ma non è questo il discorso è un altro. Quando arriva un gioco tanto atteso dal pubblico e tanto apprezzato, a torto o ragione, da pubblico e critica, quale miglior modo farsi notare se non quello di andare controcorrente, di distruggere il gioco?
Non esiste modo migliore di questo. E loro, QDSS, che l'hanno detto più volte, loro di lavoro, fra virgolette, vero e proprio, di lavoro oltre a YouTube, fanno i pubblicitari, quindi sanno come catturare l'attenzione, sanno come gestire la comunicazione, sanno, conoscono i trucchi, quelle cose per attirare il pubblico e far parlare di sé. Lo sanno benissimo e sapevano benissimo parlare male di un gioco che sta piacendo in quel momento a tutti o quasi, avrebbe tirato l'attenzione su di loro. E loro sono stati geniali in questo. Ovviamente l'hanno fatto non solo parlandone male, ma mostrando delle immagini a loro favore, mostrando delle immagini che potessero in qualche modo compromettere quello che dicono loro. Non sono neanche furbi in questo, perché quelle immagini se le sono andate a cercare, se le sono cercate anche molto bene, hanno portato il gioco alle estreme conseguenze. E lo dice uno che Kingdom Come Deliverance lo sta giocando e lo sta portando sul canale, su questo canale stesso dal quale state vedendo questo video. C'è una playlist su Kingdom Come Deliverance, di un gioco appunto sto continuando a portare avanti. Se vedete appunto i miei gameplay e loro, a parte differenze di qualità di montaggio, che ovviamente loro sono maestri in questo, nel montaggio, insomma, io sono un povero scemo che i montaggi li fa con lo Share Factory, con l'applicazione della PlayStation 4. Dicevo, a parte questo, la differenza principale è che nei miei gameplay tutti i disastri che state vedendo, perché stanno continuando a postare video che avete visto, state vedendo nei loro gameplay, tutti questi disastri nei miei gameplay non ci sono. Perché questo? Perché io ho giocato come un giocatore normale, andando di tanto in tanto anche un po' fuori ai binari, girando anche un po' in libertà, come potete tranquillamente verificare voi, ma giocando normalmente il gioco. E il gioco non mi ha dato particolari problemi. Ed è interessante la cosa. Cioè, sono stati furbi in questo. Io con questo non voglio fare una... ribadisco, specifico adesso, il mio non vuole essere una critica o un dissing o un parlare mai QDSS. Io sono un loro iscritto e sono un loro fan. E anzi, il mio è un complimento a loro di come siano stati veramente in grado di cogliere l'occasione e di far parlare di sé. Loro che hanno fatto il primo video, tra l'altro, uno dei vari tocchi di genio è stato nella copertina, la scritta solo per gli iscritti, che loro sanno benissimo che se gli metti una cosa del genere solo per gli iscritti, stai tranquillo e sicuro che non ci andranno solo gli iscritti, anzi gran parte saranno proprio i non iscritti, perché gli iscritti sanno che, a me non gran parte, comunque anche soprattutto, cioè anche arriveranno anche molti non iscritti, non loro fan, perché i loro iscritti, i loro fan curiosi, dice, oh, qua dicono cose poi così, per noi, andiamo a vedere, questo è per noi perché noi lo capiamo, andiamo a vedere. I loro detrattori, però, perché sono per gli iscritti? Ah, allora vogliono gettare fango su Kingdom Come Deliverance. Andiamo a vedere, che poi mettiamo il commento che li critichiamo, li sputtaniamo, eccetera. Insomma, sapevamo benissimo che questa scritta del genere avrebbe tirato tutti. E non è stato solo un titolo clickbait, perché comunque c'è anche il contenuto anche bello pesante. Un tenuto in cui hanno massacrato Kingdom Come Deliverance, massacrato mettendo in risalto quelli che sono i problemi e i difetti del gioco, che ci sono. Ecco, la cosa geniale, il motivo per cui è uscito bene questa operazione è che in effetti i difetti Kingdom Come Deliverance li ha. Non hanno detto nulla di non vero.
non hanno detto nulla di non vero, semplicemente hanno esagerato un po', quelli sono i difetti, perché li hanno esagerati, hanno parlato di un gioco buggatissimo che cade a pezzi, non è così, ve lo sta dicendo uno che questo gioco lo sta giocando, lo sta portando sul canale. E hanno trattato solo quelli. Non hanno completamente trattato i pregi dell'immersività dell'ambiente, della storia, immersività, diciamo, del contesto, la riproduzione quasi maniacale di quello che è il contesto del Medioevo, che dobbiamo ricordarci che è un GDR simulativo del Medioevo. Non ha riportato tutto questo, ha riportato solo i difetti, esagerando, riportandoli all'estremo anche con determinati gameplay di video, insomma. E questo, comunque hanno fatto questo. Poi un tocco di genere hanno fatto, perché unito a questo hanno fatto, ho portato avanti anche un'altra operazione, diciamo. Pubblicitaria, come posso dire, il loro canale è stato quel video in cui hanno detto si sono definiti disposti a rispondere alle critiche costruttive. E qua, signori, il delirio qua, tutta la reazione è stata ampiamente amplificata al fatto che comunque tutti i vari YouTuber, quelli anche più piccoli, soprattutto quelli più piccoli, che che hanno colto la palla al balzo per far parlare di sé utilizzando un nome famoso nel web come quello di QDSS, hanno, come posso dire, si sono affrettati tutti quanti a fare la loro critica costruttiva nei confronti di QDSS nella speranza di ricevere una risposta. Intanto che sanno benissimo a parlare QDSS significa attirare visualizzazioni per quasi tutti, non per me che vedete il mio canale è un canale piccolissimo, non calcola quasi nessuno, ma quello ci arriviamo dopo. E tutti quanti hanno cominciato a parlare di questo, ognuno, ogni canale più piccolo che tratta di gaming si è affrettato a fare la propria critica costruttiva. Il risultato è stato che si è continuato a parlare sempre di più di QDSS e anche tutti quelli, magari di vari canali che non conoscevano QDSS, si sono incuriositi e sono andati a vedere i video. E questo ha moltiplicato il tutto. E il risultato è che i video, soprattutto quel video sul primo canale, riservato ai soli iscritti, ha fatto il boom di visualizzazioni, come quello, tutti gli altri video su Kingdom Come Deliverance hanno fatto il botto delle visualizzazioni, che sono molto pragmaticamente. Allora, penso, presumo, siano quelli che portano i soldi, semplicemente quello, i soldi, perché chi visualizza i video, visualizza anche le pubblicità e ogni visualizzazione di pubblicità porta soldi al canale. Io presumo, perché io non ho i numeri per monetizzare un bel diavolo di niente, soprattutto considerando le nuove regole di YouTube, ma quello è un altro discorso. Dicevo, hanno fatto questa operazione e gli è andata da Dio. Il risultato è stato boom di visualizzazioni, boom dell'attenzione nei suoi confronti. Non per forza attenzione di gente, di suoi fan. Molti sono anche di attenzione rivolta a loro dai critici, dai detrattori di QDSS. Ma loro sanno benissimo che, e qua c'è l'effetto Zanzara, no? Non so se qualcuno di voi ha mai visto la trasmissione radio La Zanzara su Radio 24 di Cruciani. La Zanzara fa pubblico soprattutto fra i detrattori, fra tutti quelli che ascoltano per poi criticarli, per poi attaccarli. E loro lo sanno benissimo, loro sanno che il boom di visualizzazione non lo fai coi fan. O meno,
anche con i fan con cui ti vuoi bene, ma lo fai se a questi ci sommi anche le situazioni dei detrattori. E là veramente fa il botto. E loro hanno fatto il botto. Sono stati molto furbi, sono stati molto intelligenti. Il mio applauso, va, veramente un applauso sincero a loro che sono riusciti abilmente a sfruttare la cosa e hanno dimostrato ancora una volta di saper padroneggiare il mezzo YouTubico. Meglio di tanti altri, sono fra i migliori in Italia a padroneggiare quello che è la comunicazione YouTubica, il mezzo YouTubico. Sono stati grandiosi, veramente da questo punto di vista sono stati grandiosi. Oh, ovviamente volessero rispondere anche a me in qualche maniera, felice di accogliere risposte e aprire un dialogo. Ripeto, io sono un loro fan, A tutti i mujahideen di QDSS, lo ribadisco fin da adesso, io sono amico, io vengo in pace, sono amico, io vengo in pace, non voglio attaccare nessuno, ribadisco, sono e continuo a essere un fan di QDSS, una visione volendo del gioco che è spesso anche molto simile alla loro, dobbiamo dirla tutta. Sono un fan anch'io, sono dei vostri, Io sono dei vostri. E questo, insomma, non penso di aver detto tutto a riguardo, non penso di aver aggiungato. Comunque, se qualcuno di voi vuole manifestare un'opinione diversa, vuole aprire un dialogo con me, insomma, i commenti qua sotto sono ben accetti, quando volete voi, ragazzi. Detto questo, direi sì, appuntamento alla prossima puntata di questo Rialzami in Atlante, ecco, ovvero quattro chiacchiere in libertà nello spazio. Lo dico adesso, non so se l'ho detto la scorsa puntata, lo dico adesso, non ha, questa serie non avrà una cadenza fissa, ovvero io metterò questo video, farò questi video, metterò sul canale soltanto quando avrò qualcosa di reale di cui parlare. Farne un appuntamento questo significa poi andare a cercare forzatamente dei argomenti di discussione e onestamente poi non è una cosa di molto genio. Detto questo, ribadisco, se vi è piaciuto il video, iscrivete al canale, attivate la campanella perché se non attivate la campanella i video non arrivano, insomma, bla 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 bla, lo sapete. Aspetto i vostri commenti se qualora vogliate farmeli. Detto questo, signori, saluto tutti quanti voi. E alla prossima!